testare le capacità organizzative della Misericordia di Augusta, che ormai da 28 anni incide nel campo della protezione civile augustana. Per far questo abbiamo voluto al nostro fianco le realtà vere, concrete, sane del volontariato augustano nei vari settori, dalle comunicazioni con il SER, i gruppi comunali di protezione civile, al MASCI, al Guardia Costiera Ausiliaria, e ad altre realtà, al gruppo Frater che ha messo a disposizione la propria automoteca per il debriefing psicologico, eccetera. In tutto siamo 28 misericordie della Sicilia orientale, più altre associazioni, per un totale di 35-37 associazioni accreditate per 650 volontari, un numero che a prima vista qualcuno può sembrare esiguo, per altri può sembrare eccessivo, per quella che è la nostra esperienza è una delle più riuscite, lo diciamo con orgoglio, esercitazioni che si siano mai fatte negli ultimi 10 anni in Sicilia orientale. Questi numeri a grandi linee. Un'altra grossa mano ci è stata data dall'Associazione Carabinieri, che hanno curato la parte della sicurezza all'interno e all'esterno del campo. I vigili urbani sono stati interpellati nella persona del proprio comandante e anche lì abbiamo avuto delle staffette messe a disposizione per quello che riguarda la viabilità. E non ultimo l'esercitazione che abbiamo appena concluso qualche istante fa, di concerto con la Capitaneria di Porto di Augusta, per il recupero a mare di una simulazione di naufraghi per ribaltamento della loro imbarcazione. E una grossa mano per quello che riguarda la mensa ci è stata data dalla Misericordia di Valle d'Olmo, che sono stati splendidi con tutte le attrezzature che hanno portato. Il Dipartimento, un ringraziamento particolare al Dipartimento regionale, ma soprattutto al Dipartimento provinciale di Protezione Civile, nella professione di Beatrice Santuccio, che ci ha aiutato tanto anche per la parte burocratica, di Pippo Latina, che ci ha aiutato anche per la parte logistica. E a tutti quanti hanno contribuito direttamente e indirettamente alla buona riuscita di questa esperienza. Una cosa importante, per la prima volta l'Ordine dei Psicologi contattato ha messo proprio a nostra disposizione la task force di psicologi dell'emergenza, quelli che abbiamo questo tesserino qui, 25 colleghi che si sono occupati della valutazione del comportamento psicologico delle squadre e delle sedicenti vittime durante le varie fasi dell'esercitazione, e poi hanno consentito alle varie squadre al ritorno da ogni missione di colloquiare con i psicologi per esprimere emotività, passione, paura, elementi di varia natura che hanno contraddistinto l'emergenza che si è simulata. E questo è servito per far capire ai nostri volontari quanto sia importante la formazione psicologica a monte per tutte le squadre che vanno in esercitazione e che vanno nella realtà operativa. Non si può mandare allo sbaraglio un'associazione dei volontari, come può essere successo in Emilia recentissimamente, ma così come in Abruzzo e Molise o altrove, senza una adeguata formazione psicologica da parte dei volontari che vanno in soccorso delle vittime.